Gianni Colacione al 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo con Claudia Sterzi e le chiediamo intanto insomma un pochino com'è la situazione del miracolo pannelliano per quanto riguarda l'affluenza, come le è sembrata? Sì, l'affluenza è ottima, hanno parlato di 250 persone che si sono registrate già il primo giorno e questo è un ottimo risultato. Del resto io sinceramente non ne dubitavo, ho letto la cosa di Marco che diceva non c'è nessun iscritto, nessun prenotato, però in realtà secondo me era normale che si aprisse così. Stiamo aspettando questo congresso ormai da tantissimi anni, speriamo che il mio augurio è sempre stato quello che si esca con un segretario e una linea politica in maniera da poter poi anche agire concretamente, perché senza una linea politica e senza un segretario sento voci che purtroppo non sarà così e questo mi... però vediamo, non si sa mai, ancora fino a che non si arriva alla fine e poi si vedrà. Stiamo parlando un pochino dell'opportunità di uscire da una sorta di straordinarietà a livello organizzativo. No, più che di straordinarietà di uscire da una sorta di limbo indefinito, perché se per adesso è strutturato come una galassia il movimento, no? Per cui ha un centro, perché le galassie hanno un centro, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto da qualcuno, la galassia ha un centro, questo centro è il Partito Radicale Transnazionale, non violento, traspartito, e quindi se anche vogliamo ristrutturarla con una struttura diversa, con una configurazione diversa, è da qui che bisogna partire. E non è per essere gerarchici, però sicuramente la presenza di una persona che non comanda ma si assume una responsabilità rispetto alle decisioni da prendere sarebbe più che benvenuta. Claudia, i temi antiproibizionisti che sono a te particolarmente cari e di cui sei particolarmente esperta, si parlerà qui in questo congresso di antiproibizionismo probabilmente solo residualmente riguardo alle droghe, ma sull'antiproibizionismo riguardo ai diritti? Guarda, non so, perché ho visto la commissione antiproibizionista che ero molto lieta perché sembrava che fosse presieduta da Cappato e invece purtroppo è ritornata a Perduca un'altra volta, non so se c'è stato uno screzio, non si è capito bene, perché sul programma c'è scritto presieduta da Marco Cappato e David Borden, sembra qualcosa del genere, e poi invece c'è stato un cambiamento in corso d'opera e invece è presieduta da Perduca, però le relazioni, quelle segnate almeno in programma, sono di Blumir, Guido Blumir e Carla Rossi, quindi è specifica su le droghe, perché alla fine sia Blumir che Carla Rossi ci parleranno sicuramente di droghe e non di altri tipi di antiproibizionismo. Su questo magari domani, poi quando l'ho ascoltata, perché sicuramente sarà il mio interesse ascoltarla, anche se l'avrei ascoltata molto più volentieri presieduta da Cappato. Senti, ma tu di questa commissione farei parte in qualche modo? No, Gianni, che domanda mi fai? No. Una domanda, perché tutti devono sapere la risposta. No, ma perché? Non c'è bisogno di fare... Io l'ultima partecipazione che ho avuto a livello transnazionale sull'antiproibizionismo è stata nel maggio dell'altro anno, quando ho fatto la mia relazione a un consiglio generale, mi sembra, al Senato qui a Roma. Una relazione che peraltro io ancora adesso valuto buona, perché mi è stata anche confermata da altre persone, poi l'ho anche riletta, l'ho guardata, è una relazione di 35 minuti nella quale cercavo di spiegare agli ospiti stranieri, che spesso hanno difficoltà a capire perché vengono da altri paesi, cos'è per il movimento radicale tutto, che cos'è l'antiproibizionismo e specificamente anche sulle droghe, tutto il discorso anche allargato alla realtà messicana, mi ricordo ho parlato anche della realtà cinese dove i campi di educazione per i tossicodipendenti sono campi di lavoro letteralmente, campi di tortura e di lavoro, insomma una serie di argomenti transnazionali. E devo dire che poi fatta quella io praticamente non ho più avuto modo di partecipare, perché non partecipo alle riunioni, non partecipo all'organizzazione, non partecipo agli inviti, e non certo perché lo scelgo ma perché non vengo convocata, però non ne voglio fare motivo, cioè la verità è questa, però non è che poi... Abbiamo soltanto il sogno di fare pure informazione, assolutamente no, non esatto, polemica. Non è una cosa, però la verità è questa, sì, tant'è vero che io sempre di più sto lavorando con gruppi antiproibizionisti non radicali, il che mi dispiace perché io continuo a restare molto attaccata, affezionata e convinta del mio partito e quindi anche mi dispiace. Però non abbandono il presidio, sono radicale verso radicale e nel frattempo cerco di lavorare con altri gruppi antiproibizionisti, purtroppo non radicali. È una vita dura? È insomma dura, sai, c'è di peggio. Okay. Senti Claudio, il 10, cioè praticamente dopo domani se non sbaglio, sì, ci sarà un evento, ne parliamo? Sì, molto volentieri, esatto, infatti appunto tutti, diciamo tutti, insomma quasi tutti,
più che antiproibizionisti italiani, molto probabilmente anche europei, comunque io so di quelli italiani, il 10 dicembre è la giornata internazionale dei diritti umani e specificamente ci siamo concentrati sulla persecuzione proprio della legge Fini-Giovanardi e su come sia una violazione anche dei diritti umani queste forme di persecutive verso i consumatori di sostanze che siano leggeri o pesanti. E quindi c'è una serie di manifestazioni qui a Roma, ci sarà una manifestazione la mattina davanti alla prefettura di protesta proprio, e poi ci sarà una serie di manifestazioni pomeridiane e serali, come sono queste cose non radicali, con canti, balli, tutti insieme, momenti di comunicazione, eccetera. Ci sarà anche a Pisa, a Ferrara, a Bologna, insomma ci saranno le manifestazioni e tutto questo in un percorso che poi ci dovrà portare a Vienna 2012, quando nel marzo del 2012 a Vienna verranno ridiscusse un attimo le politiche a livello internazionale ONU sulle droghe. E quindi sicuramente sabato, io mi sono iscritta a parlare, per cui sabato mattina interverrò e dopodiché, appena intervenuta, vado a fare un salto a trovare gli amici antiproibizionisti con i quali comunque condivido una battaglia. Specificamente io con loro ho fondato l'ASCIA, che sarebbe l'associazione per la sensibilizzazione sulla canapa autoprodotta in Italia, quindi specifica sulla canapa e sull'autocoltivazione, e quindi qualcosa di secondario rispetto alla battaglia antiproibizionista radicale, che è molto più vasta e comprende anche le altre droghe, comprende anche altri temi, prostituzione, ricerca scientifica, eccetera eccetera. E niente. E quindi questo appuntamento è dove? Accettato l'appuntamento davanti alla prefettura di Roma la mattina, sì, dalle 10 a mezzogiorno, e poi sarà invece, se lo sai dimmelo te perché io sinceramente non mi ricordo, presso un centro sociale dove sarà poi tutti i pomeriggio e la sera. Forte Prenestino? No, non è Forte Prenestino, un altro, non mi riesce a ricordarmelo, poi magari domani lo vi diciamo. Certo. E mi hanno accettato, cioè mi hanno accettato, ci mancherebbe, nel senso che io partecipo con loro ormai da 2 anni, dopo la famosa vicenda Capezzone presa a torta in faccia durante la Miglio Maiona March, diciamo che ho ricucito faticosamente ma anche lietamente un po' i rapporti fra il mondo radicale, per cui io ho sottoscritto l'adesione a questa giornata come associazione radicale antiproibizionisti e quindi proprio con nome radicale intervengo, mi presento come radicale e non trovo assolutamente nessun tipo né di impedimento, anzi sono ben felici di collaborare con me, e questo secondo me è un risultato che per me è un successo e del quale sono ben lieta, e vediamo un po' che cosa... È passata Sabrina che ha fatto un gesto, un po' di disappunto. Comunque Claudia, qualunque cosa sarà di noi e qualunque cosa, questo piccolo punto interrogativo che vedete su quel piccolo manifesto lì in alto a sinistra poi verrà a prendere forma in qualche modo, c'è un contenitore dove mettere queste interviste, sappi che avrai sempre uno spazio per raccontarci delle tue storie e ti inviteremo sempre anche con questi decolte generosi che ci piacciono molto. E voi sarete sempre nel mio cuore. Grazie, ciao Claudia e buon congresso.